sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. In una società dove siamo spinti ad essere tutti identici, invochiamo Gesù perché ci guidi al vero amore. Preghiamo, conformaci a te, Signore. Conformaci a te, Signore. Perché le nostre famiglie vivano nell'amore della Trinità, preghiamo. Conformaci a te, Signore. Chi si sente solo possa sperimentare nel vicino il fratello. Preghiamo.
la vendetta sia disarmata dal perdono. Preghiamo. Perché la misericordia non sia uno slogan, ma uno stile di vita. Preghiamo. La dignità e la libertà di figli di Dio, di Gesù, ci spinga ad essere veri operatori di pace. Preghiamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il regno di Dio, un regno di figli del Figlio, un degno di fedeli riconciliati nella bontà del Padre di Thank you.
Gesù, viviamo giorni complessi, la paura della guerra, l'incertezza del futuro, la mancanza di lavoro, la violenza fisica e verbale, ci fanno provare paura, ci fanno credere che tutto va in paura e che tu non sei più con noi. Alcuni tra noi vogliono immettere nel nostro cuore il seme dell'odio, ci indicano che gli altri, i poveri, gli stranieri, i disperati, sono i nostri nemici. Ci chiedono di avere un atteggiamento di sopraffazione, di usare linguaggi offensivi, ci vogliono far credere che tu fai differenze tra donne e uomini. Tu, Gesù, non ti sei scandalizzato nel mangiare insieme ai peccatori, alle scaffali del tuo tempo, per insegnarci come si ama il prossimo. Non hai scalzato i peccatori, anzi li hai guariti, li hai ascoltati per insegnarci la nuova forma dell'amore secondo te. Disse San Paolo VI, Papa, amore di Cristo per noi, ecco l'Eucaristia. Tu sei amore che si dona, amore che rimane, amore che si comunica, amore che si moltiplica, amore che si sacrifica, amore che ci unisce, amore che ci salva. Oggi vieni adorato anche per le vie delle nostre città. La tua presenza nel corpo eucaristico possa essere un segno anche per chi non crede in te, per chi è lontano da te, per chi ti bestemmia e ti rifiuta. Gesù, che nutri la nostra sete di giustizia e verità con il tuo sangue, facci essere ogni giorno e in ogni luogo testimoni del tuo amore per tutta l'umanità. Gesù, abbiamo bisogno di te. Tu ci sei necessario per liberare i nostri cuori dalla tentazione della disperazione e della paura della morte. Tu ci sei necessario per imparare l'amore vero. Ci sei necessario per camminare nella gioia, per moltiplicare l'amore con la carità. Gesù, vero uomo e vero Dio, orienta l'umanità verso la giustizia e la pace. Amen. Il Santissimo e Divinissimo.